In questo programma si parla di libri, di titoli, di pagine, di colori, di bandelle, di quarta di copertina, di libri. Assaggeremo le parole degli autori, emergenti ed affermati, alti, bassi, belli e brutti. Ci piace leggere e siamo tutti pazzi per i libri. Ma come devo fare? Sto senza un lavoro e nessuno che mi fa uno straccio di contratto. In Italia siamo 3,5 milioni di precari. E so pure dati provvisori, ma come faccio? Io mo me vesto metà da manifestante e metà da sbirro. Così me corco de botte e non ci penso più. Mi sembra una soluzione. No, io m'ammazzo. È l'unica soluzione... È a tempo indeterminato, sì, è l'unica. Sì? Pronto? Mago Silvio? Sì, chiamo per la lettura delle carte. In verità, se fosse possibile anche a metà prezzo... Mago Silvio? Perché adesso Silvio fa pure il mago, io pensavo che facesse solo l'illusionista. Guardi che ha sbagliato, non sono il mago Silvio. Ma con chi parlo, scusi? Sono Vladimir Luxuria, ma lei chi è? Pronto? Mi scusi, sono sempre io. Ma Vladimir Luxuria, l'ex parlamentare? Sì, ex parlamentare, ex diciottenne, ex uomo, so io. Quella di mucca assassina? Sempre io so. Ma allora ne approfitto. Alcuni miei amici mi hanno consigliato il suo libro. Com'è il titolo? L'anello dorato, perlato... Sì, argentato, no, Eldorado è il titolo, Eldorado. Ecco, mi hanno detto che è una storia tra Foggia e la Germania, un uomo anziano, Sì, bravo, sei sulla strada giusta, è la storia di Raffaele Palumbo, una persona che cerca la sua patria ideale e se ne va a Berlino negli anni 30. Gli anni 30? Ma dopo che vecchiume! Siamo nel 2011. Perché devo leggermi un libro ambientato nel Giurassico? Perché è un periodo storico che non bisogna mai dimenticare, caro mio sconosciuto. Anzi, troppo spesso anche a scuola sono pagine della storia di cui si parla troppo poco. Vabbè, se ne parla poco e forse ci sarà un motivo. Insomma, farne un libro, un altro libro... Mi sembra un po' eccessivo, no? A meno che non sia veramente una storia originale... E se devo comprarmelo, cioè, voglio saperne di più. È la storia di un uomo che nella vita vuole fare l'artista en travestì e se ne va a Berlino, dove c'era un locale che si chiamava appunto l'Eldorado, che è realmente esistito. Finalmente riesce a trovare lavoro dentro l'Eldorado e il giorno del suo debutto, in cui finalmente si deve esibire e deve interpretare il brano di una cantante molto famosa all'epoca, che era Zara Leander, proprio quel giorno, 1 marzo 1933, questa è storia, entrano i nazisti, fanno irruzione, fanno una retata di massa, prima li mettono tutti nei furgoncini e poi li arrestano, li sottopongono a un interrogatorio e in base a come rispondevano alle domande, se erano considerati omosessuali incalliti, triangolo rosa, capelli rasati, campi di concentramento dove sono morte circa 20.000 persone. Credo che di questo bisogna parlare, no? Anche questa è storia. Va bene la storia, ma
Stiamo ancora qui a parlare di omosessualità? Tra le varie categorie che sono state condannate ai lavori forzati e alla morte nei campi di concentramento ci sono stati anche gli omosessuali. Perdonami. E poi, scusami, ma in Italia soprattutto, non direi che è utile parlare di queste cose, è doveroso. Aspettami, ti richiamo. La gente strana, eh? E adesso, per tutti i pazzi per i libri, una pausa di riflessione, ma con un altro libro. Ma ci li pubblica sti libri? Ma soprattutto, ci li legge? Nick Zaro è un paparazzo cinico e senza scrupoli, narcisista e donnaiolo. Usò lo spaccone. Ma com'è possibile quegli così? Si la faceva quella lemora, ha fatto carriera e poi è passato a Belen. Ah, Belen, che femmina e che bello tuo video. Subito dopo si era pure inventato Caraprena. L'hai visto così tanto. Capotie sire io, padre. Nick Zaro si troverà coinvolto in una partita letale dove la posta in gioco è la sua stessa sopravvivenza. Nuovo! Certo che tutti potranno pubblicare un libro. Una schifezza chi ha un libro. Quasi quasi mi metto che scrivo pure io. Ringrazio Vasco Rossi per le parole delle sue canzoni e ovviamente te che hai comprato questo libro. Spero sia di tuo gradimento. Ma vattin! Diciamo che perlomeno mi ha proprio piaciuto, è stato proprio stimolante. I have started, still I can't get started with you. On the golf course, I'm under par. Metro Goldwyn have asked me to star. I've got a Vladimir, sono sempre io. Ma va, non l'avrei mai detto. Aspetta che ti metto in viva voce, va. Sì, senti, mai incuriosito. Però mi hai parlato solo di storia. Futuro, sì. Secondo te il futuro degli omosessuali, come lo prevedi? Guarda, posso dirti che nel 2412 finalmente verrà approvato il matrimonio gay con la motivazione che non è giusto che questa disgrazia capiti solo agli eterosessuali ed è giusto che ognuno abbia il diritto all'infelicità e che gli eterosessuali, consci del fatto che i matrimoni hanno portato così tanti problemi, lo aboliranno invece per loro. Quindi ci sarà solo il matrimonio per i gay. Gli eterosessuali saranno stufi di adottare e di crescere figli e quindi daranno questa incombenza solo a gay, lesbiche e trans. E quindi questo sarà il futuro. E dopo circa un altro centinaio di anni saranno gli eterosessuali a sfilare, a fare degli hetero pride perché gli mancherà il matrimonio e quindi chiederanno a noi, che invece abbiamo il privilegio di poterci sposare, di concedere questo diritto anche a loro e quindi ci saranno tante discussioni in cui noi diremo: ma no, la famiglia è quella giusta formata da due uomini, da due donne, assolutamente contro natura, un uomo e una donna. Però grazie all'intercessione di un uomo, Silvio III, faremo un altro tipo di matrimonio per gli eterosessuali che è non quello di un uomo con una donna, ma di un uomo con più donne. Visto che prevedi il futuro, posso chiederti un favore?
Certo, ho tante doti, sai, sono una donna dotata. Non è che mi leggeresti le carte? Cioè, tu invece di leggere i libri, vuoi che ti legga le carte? Vabbè, però devi venire da me, Arrivo. eh? Vieni, vieni. Sette giorni di vita ti restano. Ah, ti capiterà di incontrare una ragazza meravigliosa, gentile, simpatica, ricca, ma è già innamorata di un altro. Ecco qui. Ah, perderai la casa con un nubifragio e perderai anche tutti i tuoi appunti di lavoro, ma non dovrei preoccuparti perché tanto perderai anche quello. Ecco, diventerai anche impotente. Anzi, direttamente un giorno ti sveglierai e non lo troverai più. Ma stai dicendo sul serio? Ma certo, guarda, io quando leggo sono sempre molto seria. Questo è il problema degli italiani. Ci sono troppe persone che credono nelle chiacchiere, nelle promesse, nelle carte. Invece bisognerebbe ricordarsi che il destino è nelle nostre mani, non è questa roba qui. Troppi rincoglioniti in giro. Allora, il modo migliore per costruirci il nostro futuro e sapere dove vogliamo andare è soprattutto sapere da dove veniamo. Vladimir c'ha ragione, io non me devo butta giù, non me devo butta giù. Io devo trovare una soluzione e la troverò. Io devo prendere in mano la mia vita e andare avanti. Io stasera il destino lo prendo in mano. Pronto Silvio? Allora sono da te stasera, eh?